Allora, salve ragazzi e bentornati sul canale del Pipistrello d'Arezzo in questo nuovo video che per me sarà veramente epico perché ho scoperto su Kickstarter, perché sapete io sono un grande appassionato di giochi di ruolo, quindi ho scoperto su Kickstarter questa uscita di questo nuovo gioco di ruolo che appunto è appunto questo qui che ovviamente io ho già scaricato il PDF perché io diciamo che ho già acquistato l'edizione da collezione che ci dovrà arrivare, quindi ci sarà un bellissimo unboxing di questa nuova edizione di Historica Arcanum Era of the Crusades, che sarebbe la storia arcana, l'era delle crociate. Per farvelo capire meglio, ragazzi, chi è di voi che ha, per esempio, voi avete mai visto, per esempio, chi è che non ha mai visto il film Le Crociate con Orlando Bloom e Liam Neeson che parlano delle crociate, del Saladino, dei crociati, dei Templari, dei Saraceni? Ecco, questo gioco di ruolo è proprio un gioco di ruolo proprio su quel periodo lì, sulle crociate. Ma prima di iniziare, per chi non conoscesse le crociate, con il termine crociate gli storici intendono la serie di 8 guerre combattute tra l'undicesimo e il tredicesimo secolo fra gli eserciti dei regni e dei principati cristiani europei e le truppe musulmane in Medio Oriente per la conquista e possesso della città di Gerusalemme e della Terra Santa. Appunto, questo nuovo gioco di ruolo che ancora deve uscire, e noi ovviamente abbiamo già scaricato il PDF in esclusiva soltanto per voi, ragazzi. Historic Arcanum è un'enorme ambientazione da tavolo in cui poteri misteriosi si scontrano nella storia del mondo, con un gameplay progettato appunto per la quinta edizione. Anche se questa quinta edizione non uscirà soltanto l'era delle crociate, ma uscirà anche l'era di Venezia, perché ci sarà anche una nuova espansione che sarà ambientata a Venezia. Ma noi porteremo questa versione qui, Era of the Crusaders. E come ho già detto, stiamo aspettando l'arrivo della Collector Box da collezione, che ovviamente faremo un unboxing appena ci arriverà. Ovviamente con Historic Arcanum, Era delle Crociate, viaggeremo nella storia occulta delle Terre Sante del XII secolo. Scopriremo i segreti di Gerusalemme e del Cairo. Ci scontreremo con alleati e con figure leggendarie, come per esempio il Baldovino il Re Lebbroso, il Saladino, il Generale Vendicatore e Baiano di Ibelin e altri. E come diceva Goffredo di Ibelin, non avere timore innanzi ai tuoi nemici. Sii impavido e retto, così che Dio possa amarti. Dì il vero sempre, anche se ti conduce alla morte. Salvaguarda gli indifesi e non fare torti. Questo è il tuo giuramento da cavaliere. E adesso, soltanto per voi, ragazzi, in anteprima esclusiva, perché in Italia ancora questo gioco non è stato ancora portato, quindi in esclusiva solo per voi iscritti del Pipistrello d'Arezzo, ragazzi, vi farò vedere, diciamo, qualche pagina del manuale, ovviamente per il momento in PDF. Poi, ovviamente, quando ci arriverà la Collector Box da collezione, esploreremo la Collector Box. Eccoci qua, questa è ovviamente la pagina del manuale. Vedete, bellissimo manuale con la maschera. Vedete, questa è la maschera di Baldovino, il Re Lebbroso, bellissimo. Historic Arcanum, Era of the Crusades. Guardate le bellissime illustrazioni. Ovviamente qui ci sono i critici, i vari autori, e qui ovviamente ci dà il benvenuto alle Lande Perdute. Qui ci fa un breve riassunto del gioco di ruolo che comunque vi ho già spiegato, il mondo di Historic Arcanum, l'era delle crociate. E parlando di questo gioco implementa, come vedete qui la scritta, questo gioco, vabbè, oltre ad avere essere un... Oltre alle meccaniche normali, questo gioco includerà anche un deck con delle carte particolari, chiamato il deck dei dannati. A cosa serve il deck dei dannati? È praticamente un livello di difficoltà aggiuntivo che il game master a volte può aggiungere al gioco. Insomma, una narrativa stressante, un sistema di combattimento creato con queste carte. A seconda della carta che verrà estratta, il gioco potrà cambiare a seconda degli eventi. Chiaramente in meglio o in peggio. Purtroppo, ragazzi, il gioco è in inglese, quindi purtroppo, ragazzi, ma questo comunque non è un problema, anche perché
Ormai sono un game master sono da anni che faccio game master, quindi comunque non ho problemi a tradurre i manuali dei giochi di ruolo, quindi lo faccio da anni. Quindi. Poi lo sapete che comunque abbiamo portato tantissimi contenuti negli anni dei giochi di ruolo, come per esempio L'Ultima Torcia, Dungeons and Dragons. Tra l'altro su Kickstarter avevamo portato anche un altro gioco che abbiamo finanziato, che era, se vi ricordate bene, Lex Occultum, che anche quello è un gioco che avevamo finanziato. Anche questo gioco qui lo abbiamo scoperto proprio sulla pagina di Kickstarter. Qui ovviamente ci fa un breve riassunto di dove siamo. Siamo nella storia delle crociate, ovviamente l'era delle crociate. Siamo a Gerusalemme, dove c'è, eccoci, qui ci sono i vari protagonisti come il re Baldovino IV, Guy di Lusignano, vi ricordate come nel film, Rinaldo di Châtillon, i famosi Templari, Baliano di Ibelin, principessa Sibilla. Poi abbiamo il Cairo, che ovviamente con il Saladino, Ismail al-Jazari, Imad ad-Din al-Isfahani. L'ambientazione è veramente bellissima. Ovviamente ci sarà anche la magia, perché chiaramente essendo un gioco di ruolo ci saranno anche degli elementi fantasy e diciamo non proprio dell'epoca, quindi elementi magici. Ecco, qui ci sono per esempio, fa vedere i trigger, sono i punti bonus che il Game Master può far usare ai personaggi durante, diciamo, per lanciare le magie, la meccanica della magia. E ci sono varie magie, tra cui l'abjurazione, la congiurazione, la divinazione, l'incantamento, l'evocazione, l'illusione, la necromanzia e la trasmutazione, ovvero abjurazione, conjuration, divination, enchantment, evocation, illusion, necromancy e trasmutation. Ciascuna di queste ha una pratica diversa, ovvero l'abjurazione è una magia interna, la congiurazione è una magia distruttiva, la divinazione è una magia cosmetica, l'incantamento è una magia cosmetica. L'evocazione è una magia distruttiva, l'illusione è una magia cosmetica, la necromanzia e la trasmutazione sono magie interne, quindi che danneggiano dall'interno. Io vi faccio vedere un po' di tutto, non faccio vedere tantissime cose, vi faccio vedere un po' di personaggi, qui ci sono gli effetti distruttivi, perché comunque essendo una regione desertica ci possono essere per esempio terremoti, incendi, avvelenamenti, battaglie. Comunque ci saranno anche tantissime battaglie. Gli effetti permanenti sui personaggi. Poi qui ci dà una breve storia delle Lande, di come viene usata la magia nelle Lande. E poi qui abbiamo le nostre razze che possiamo scegliere. Le razze che possiamo scegliere in questo gioco ovviamente sono le classiche. Sono le classiche razze delle ambientazioni di Dungeons and Dragons, ovvero abbiamo gli elfi, gli alti elfi, i nani che sono i dwarf, gli halfling sono i mezzelfi, poi abbiamo gli orchi, gli alti orchi, anzi i mezzorchi, gli gnomi, i dragonborn sono una specie di dragonidi, mezzi umani, mezzi dragonidi, e i tiefling sono mezzi umani e mezzi demoni. E poi qui ci fa vedere per esempio alcuni amuleti, le religioni del luogo, ovviamente religione cristiana, religione araba, musulmana, esatto, e le varie lingue. Il popolo delle Lande. Eccoci qua. Vi faccio vedere un po' di manuale, se riesco a farlo caricare. Ecco, qui ci sono i vari titoli che vengono usati nelle lande, per esempio il titolo basso, il titolo più basso viene usato il titolo di cavaliere, poi abbiamo lord, barone, conte, marchese, duca, poi abbiamo principe, principessa, regina, re, e poi c'è ovviamente le collocazioni quelle usate dagli arabi, ovvero ruah, basileus, valiffo e avvocato del santo sepolcro. E avvocato del banco del Santo Sepolcro. Per esempio, Balif sarebbe il califfo, il reggente sarebbe il re di Gerusalemme, viene chiamato Baliffo, califfo, Balif, insomma. Come vedete, il manuale è molto bello, le illustrazioni sono bellissime. Qui abbiamo alcune armi, abbiamo
Abbiamo alcune armi. Allora, io però vi volevo far vedere un altro. Ecco, qui abbiamo anche le sottoclassi, perché possiamo andare anche a scegliere delle. Appena scelta la classe, potremmo scegliere anche una sottoclasse, perché dal livello 3 in poi ci sarà una sottoclasse, come per esempio il bardo. Poi abbiamo il barbaro. Adesso ve ne elenco alcune. Allora, poi abbiamo. Allora, aspetto che mi carichi la pagina perché. Scusate, ho sbagliato. Madonna. Scusate, ma non mi ha caricato bene la pagina, che quando carica male la pagina purtroppo è così. Allora, vediamo se riesco a recuperarvela. Madonna. Preciso, mi è andato via quel punto. Comunque, ci sono varie classi, varie sottoclassi. Ora, se riuscivo a farvelo vedere. Se riuscivo a farvelo vedere, c'era anche il manuale, perché questo è il manuale, diciamo, quello principale per creare le classi, insomma, i vari personaggi. Abbiamo anche il manuale dove ci sono, ecco, ci sono le varie sottoclassi, come per esempio il mammalucco, che è una specie di combattente, poi abbiamo l'incantatore, il mago, lo stregone, insomma. I vari persone, le varie sottoclassi. Eccolo qua, il crociato, bellissimo. Il paladino, che praticamente sarebbe un crociato. Guardate, bellissima l'illustrazione. Però vi volevo far vedere anche se riuscivo a ritrovarvelo. Se riuscivo a ritrovarvelo, allora. Se riuscivo a ritrovarvelo anche questo qua. Allora, vediamo se riesco a farvelo vedere. Devo cambiare però un attimo. Allora, cambiamo la condivisione, aspetta. Allora. Un attimino che mi cambio la finestra. Ecco, vi faccio vedere anche questo qua. Vi faccio vedere anche questo qui, che è praticamente l'altro manuale che si chiama Sigillo di Gerusalemme. Sigillo di Gerusalemme, guardate là, bellissima la copertina, la copertina del manuale sarà così, sarà veramente spettacolare. Il Sigillo di Gerusalemme. Ecco, qui ci sono i personaggi principali che potremo trovare durante la nostra, diciamo, la nostra avventura. Però non è detto, questo è il master durante l'avventura. Farveli esplorare o meno. Allora, vediamo se riesco. E ovviamente ci saranno anche alcune avventure in questo manuale, vediamo ovviamente. Chiaramente. Allora, vediamo se riesco a farvi vedere alcuni altri personaggi. Ah, sì, qui sono i personaggi che avevo fatto già vedere. Vediamo se riesco a farvi vedere gli altri personaggi, però. Qui abbiamo altre razze, come l'arciere, insomma. Sono altre le varie sottoclassi. Allora.
Mi sa che era un altro manuale, forse l'ho sbagliato io. Perché c'era un pezzetto del manuale. Oh, ecco, siamo, eccoli qua. Qui iniziano i personaggi. Quelli importanti, i personaggi grandi, come questo qui, War of Babylon. Con tutte le sue tabelle, ovviamente, eccolo qua, tutta la tabella dei personaggi, quelli principali. Ecco qua, Guy di Lusignano, il famoso crociato. Eccolo, è lui, bellissima l'illustrazione. Ovviamente con tutte le sue caratteristiche, combat system, forza, destrezza, eccolo qua, Guy di Lusignano. Bellissimo. Eccolo qua, questo è Baldovino IV, il re lebbroso. Vi ricordate? Nel film Le Crociate è lui, avvocato del Santo Sepolcro. Baldovino IV, il re lebbroso. È proprio lui. Ovviamente con tutte le sue caratteristiche, la sua maschera, la sua spada. Molto bello questo di questi personaggi. Eccolo qua, Baldovino IV. Saladin, Yusuf ibn Ayyub, ovvero il Saladino, Saladino, eccolo, è lui. Questo è Saladin, il nemico praticamente del gioco, è lui, guardate là. Guardate l'artwork, è bellissimo, il Saladino. Con la sua spada ovviamente, molto particolare. La sua tabella. Vediamo se riesco a far vedere, eccola qua, questa è Sibilla, la moglie di Guido di Lusignano, vi ricordate Sibilla, interpretata da Eva Green nel film? Ecco, è lei, Sibilla, di Gerusalemme. Regina dei Cavalieri di Dio, madre dei miracoli e della Torre d'Argento, proprio lei. Bellissimo, bellissimo queste. Questi personaggi sono veramente, veramente fantastici. Rinaldo di Châtillon, vi ricordate il Rinaldo di Châtillon? Eccolo. Il Templare. Uno dei cattivi della serie, insomma. Sì, arrivo. Allora, scusate l'interruzione. Eccoci qua, Rinaldo di Châtillon. Eccolo qua. Peter il lebbroso. Ismail Yazari. Alcuni personaggi principali. Eccolo qua, e lui è, ovviamente, lo conoscete. Il nostro Baliano di Ibelin, guardate l'illustrazione bellissima, bellissimo, Baliano di Ibelin, barone di Ibelin, l'ultimo difensore di Gerusalemme, il cavaliere d'argento. E questa ragazzi era una, diciamo, questa ragazza era soltanto una piccola dimostrazione di quanti bellissimi giochi possiamo trovare su Kickstarter e possiamo E poi li possiamo finanziare per poi farli uscire da noi in Italia, perché molti non capiscono che questi bellissimi giochi possono uscire da noi in Italia soltanto se vengono finanziati, perché a volte alcuni autori non hanno, anche finanziariamente parlando, la possibilità di portare questi giochi al grande pubblico, quindi escono su Kickstarter. Quindi ragazzi, seguite Kickstarter perché ci sono bellissimi, bellissimi giochi come questo qui. Come questo Historic Arcanum, Era of the Crusades, bellissimo gioco tra l'altro, molto bello. Ovviamente, come ho già detto, ci arriverà la collector box da collezione. Quindi, ragazzi, che dire? Se vi è piaciuta questa bellissima esclusiva del Pipistrello d'Arezzo, mi raccomando, ragazzi, continuate a seguirci lasciando un bel like e iscrivendovi al nostro canale, perché, ovviamente, ragazzi, adesso
ci metteremo un po' meglio a studiare il manuale e ovviamente appena sarà possibile cominceremo la campagna di Era of the Crusaders. E vi ricordo, in Italia ancora nessuno ha mai portato questa campagna su YouTube. Questo lo fa il pipistrello d'Arezzo perché lui è sempre, trova sempre dei bellissimi, fantastici, fantasmagorici, epici giochi di ruolo da poter portare e da poter finanziare per poi portare una volta usciti. Ovviamente non so quando mi arriverà la collector box, comunque speriamo bene ragazzi. Come niente, che dire, scrivete nei commenti voi cosa ne pensate di questo bellissimo nuovo gioco di ruolo e niente, noi ci rivediamo prossimamente ragazzi e niente. Un abbraccio al prossimo pipistrello, ci vediamo prossimamente per nuovi video.